Bridges scansione. Scansione ID Bridges. Controllo ID. Ok, rilevate armi. Saranno bloccate fino alla partenza. Solo creato. Buongiorno, Sam. Prelievo di sangue completato. Grazie della tua generosità.
And in the middle of a dull lit waitress street. Stands a shadow of... Così che appariva il mondo centinaia di milioni di anni fa. C'era un unico continente. E sai cos'è questa? La luna. Presto ti farò vedere quella vera, te lo prometto. Tutto il mondo sarà a tua disposizione. Potrai andare ovunque tu vorrai. Anche sulla luna. Lei non morde. Lieta di rivederti.
fame. Ma che cosa? Si è addormentata. Ho ancora il mio latte, anche se lei non può berlo. La attacco comunque al seno, così lo sento meno indolenzito. Chi è la bambina? Lei è mia figlia. E io sono sua madre. Tranquillo, è collegata solo a me. Non è come le altre CA. Lo vedi, vero? Tu sei collegato. Ora sai perché non posso andarmene. Allora, questa supercella. Lasci che gli adulti parlino un momento? Grazie. Da un'occhiata. È la densità chirale quando è apparsa la supercella. Ma è calata quasi immediatamente a livelli normali. Cioè, la tempesta è finita in meno di un secondo. Questo è impossibile. Ok, proviamo a esaminare i dati delle tue M-Link. Beh, tutto questo mi pare folle, ma almeno tu non lo sei. Le indicazioni temporali sono a tuo favore. La mia ipotesi è che tu sia rimasto intrappolato tra due piani spazio-temporali. Due piani spazio-temporali? Il QG sta analizzando la questione. Basta esaminare lo spettro frequenziale. E in breve tempo dovrebbero poter scoprire dove eri finito. Un altro picco chirale. Ora piange di più di notte. La densità chirale aumenta nelle regioni connesse alla rete, ma i livelli sono molto più alti del previsto. E non va bene, giusto? Giusto. Più sono le connessioni, più è il chiralium. Da subito la Bridges l'ha evidenziato come potenziale problema. Così ho installato limitatori nel Cupid per controllare i livelli. Ma il limitatore del tuo sembra difettoso. La supercella e il fenomeno temporale che hai vissuto potrebbero dipendere da questo. Quindi se continuassi a estendere la rete potrebbero verificarsi altri fenomeni temporali? Forse. O peggio. Anche un altro Death Stranding. Ma tu hai la soluzione? Certo che ho la soluzione. È da questa parte, vieni. Basta inserire un limitatore in questo nuovo Cupid che ho assemblato. Te ne ho costruito uno, visto che venivi qui. Bene, la crisi è evitata. No, la crisi non è evitata. Dobbiamo riscrivere il software per il nuovo hardware. Mettiti al lavoro? Sì, io non posso. Ho progettato l'hardware, ma il software l'ha scritto qualcun altro. Beh, e lui dove lo troviamo? Lei. Si chiama Lochne. È stata membro della Bridges 1. Per trovarla, vai a Mountain Knot City. D'accordo, devo consegnare un Cupid laggiù. Oh, bene. Fantastico. Oh, ecco, ci risiamo. Non so che l'hai preso ultimamente. È molto spaventata, guardala.
Forse è l'aldilà che la vuole indietro. O forse è lei che ci vuole tornare. Non possiamo andare avanti così. Questo è sicuro. Mi dici cosa ti è capitato? Il giorno del parto. Io ero in ospedale in attesa del cesareo. I terroristi hanno attaccato. Ero bloccata sotto la macerie. Non c'era altro da fare che aspettare. E aspettare. È passata un'eternità. Ma non è arrivato nessuno. Almeno avevo l'aria e l'acqua. Non so quanti giorni sono passati. Non c'era più acqua e sentivo freddo. Ho partorito lì, tra le macerie. Ma invece di portare nel mondo la vita, ho portato la morte. Quando la cronopioggia ha smesso, la piccola ha iniziato a piangere. Piangeva, piangeva e piangeva. La sua vita era il prezzo che ho pagato per sopravvivere. Lei mi ha salvato. Siamo sempre state insieme da allora. Però lei è una CIA. Ciò che la lega a questo posto lega anche me. È come se non mi avessero mai dimesso dall'ospedale. E ti sta bene questa cosa? Tu lo sai che non c'è più. Vuoi vivere per sempre all'ombra dei morti. Andiamo. E lo dici proprio tu. Tu che hai scelto i morti e non i vivi. Se no perché sei qui? Ah, a proposito, Deadman ha detto che i riemersi hanno un sangue speciale. Posso prelevarne un po'? Sì, certo, prendi quello che vuoi. Me l'avete tolto persino nel sonno. Ah, sei fredda, accidenti. Solo un secondo. Fatto. Ho finito. Lo voglio analizzare. Mamma, tu sei... Scusaci, Sam. Ti dispiacerebbe lasciarci sole per un po'? Ok. Devo ritornare al lavoro. Sam. Senti, scordati quello che ho detto sui picchi chirali. Riconnettere il mondo è prioritario. Forse stiamo peggiorando le cose, o forse no. Ma
È l'unico piano che abbiamo. Buona fortuna. Sam, il terminale delle consegne qua fuori è in funzione. Prova a connetterti. Da lì ti darò altre istruzioni. Sam, il tuo prossimo obiettivo è collegare Mountain Knot City alla rete. Questo percorso ti porterà a una stazione secondaria e a un centro logistico a nord della città. Lì viene il difficile. Dovrai fare una deviazione per aggirare le montagne. Vuoi che usi il Cupid per strada? Il software non è ancora stato riscritto. Va bene. Se collegherai Mountain Knot City dopo aver riparato il Cupid, i dati aggiornati passeranno alla rete, stabilizzando la connessione. Un altro motivo per arrivarci al più presto. Ma per ora dovrai accontentarti del Cupid che hai. Notizie di Amelie? Nessuna. Dobbiamo solo sperare che stia bene e non si sia arresa. È ciò che avrebbe voluto. Comunque sia, vai al centro logistico meridionale di Lake Knot City prima di partire. E in bocca al lupo. Comunque, Sam, ho aggiunto il progetto della teleferica al tuo CCP. Credo che ti sarà utile. Per crearla ti basta piazzare due piloni. Perché sfiancarsi con un carico attraverso i fiumi o su per le salite, quando invece puoi issarlo comodamente? Giusto? Se ti va di fare pratica, puoi usare i piloni vicino al mio laboratorio. Divertiti pure. La buona notizia è che Fragile è disponibile e pronta a darti una mano. Se vuoi farti spedire da Fragile, recati in una stanza privata. South Knot City sembra la più vicina, quanto vedo. Sarà molto più veloce che a piedi. Ma non potrai portare i carichi con te, ecco la fregatura. A te la scelta. Ricordati che se ne hai bisogno puoi farlo. Ti ho detto che è stata aggiunta l'opzione teleferica al CCP? Beh, è così. Costruisci dei piloni e collegali con una teleferica per spostarti a tempo record. Provala su. Consegna carico. Grazie per il costante supporto. Grazie per il tuo contributo.
Radio Stazione. Canzoni di Dio. Benvenuto a Cloud Massimo. Buongiorno, Sam. Prelievo di sangue completato. Grazie della tua generosità. Pronto a tuffarti? Allora, l'unica cosa che puoi portare sei tu. E magari qualche oggetto davvero importante per te. Ok, chiudi gli occhi. Pensa alla destinazione. Tienila bene a mente. Thank you.
formula gli ordini al terminale. Un momento, Sam. Abbiamo una richiesta di soccorso urgente. Un corriere in viaggio è rimasto ferito e non riesce a tornare. Sembra che stesse trasportando il progetto di un nuovo prototipo di robot autonomo. Non possiamo permetterci di perderlo. Nell'ordine trovi i dettagli.
fai sul serio? Avvio stazione. Canzone TD. Controllo in ufficio. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccate fino alla partenza. Carico verificato. Grazie. Essere Sam Bridges, l'uomo squadra di spedizione. Saremo anche isolati quassù, ma le voci arrivano lo stesso. Sappiamo tutto del grande messo. L'ammazza ci ha, il ferma... terroristi. Questo non mi piace. Beh, è un piacere conoscerti. Dimmi, che cosa ci hai portato? Oh, incredibile! Ci sarà di grande aiuto. Grazie, non riconoscerai nemmeno la stazione secondaria quando avremo finito. Ci resta che collegarci alla rete, giusto?
È bello fare davvero parte delle UCA. Siamo rimasti letteralmente isolati per troppo tempo. Non vedo l'ora di collegarmi di nuovo con il QG. Ci vorrà un po' di tempo per sistemare questo posto, ma mi sento più carico che mai. Non deluderemo il nostro paese. Grazie, Sam. E buona fortuna. Non che tu ne abbia bisogno. Raggiungerai la costa ovest in un lampo. Bravo, Sam. Poi dovrai estendere la rete al centro logistico a nord della città. E ora sarebbe il momento perfetto per farlo. Hanno appena inviato un SOS. Stiamo ancora ricevendo informazioni, ma sembra che ci sia stato un incidente e che i feriti abbiano bisogno d'aiuto. Controlla il terminale per i dettagli. Ben fatto. Questa è una corazza per spalle e gambe. L'unica pecca è che non puoi usarla per il trasporto di carichi. Dovrai valutare i pro e i contro. Sam, ricorda, quando il tempo stringe, la velocità conta più di ogni altra cosa. Controlla la tua attrezzatura e porta solo l'essenziale per arrivare a destinazione il prima possibile. Thank you.
siamo. Ha attivato un sensore di intrusione. Questi sensori individuano te, non il tuo campo. Occhi aperti, potresti avere visite. Pensiamo che ti sia imbattuto in una cellula terroristica. I vecchi muri che hanno perso la ragione. Rubare i carichi non li soddisfa più. Ora la loro droga si chiama morte di produzione. Ma tu gli hai negato la soddisfazione. Hai protetto il carico. Beh, fatto. Credo che presto si rifaranno vivi. Tieni gli occhi aperti.